Ci siamo dal Zebre Stadium di Torino, Zebre Lazio. E Zebre, per questa partita importantissima, visto che l'Inter ora è a 5 punti, schierano una formazione 4-4-2 classico. Danilo e Sandro sulle fasce con Bonucci e Chiellini, difensori centrali. Quadrado a destra, Douglas Costa a sinistra con licenza di offendere. E a centrocampo Pjanic e Bentancur, due centrocampisti ai piedi buoni. Davanti Ronaldo e Dybala, fuori Higuain. La Lazio oggi schiera un modulo diverso dal solito, un 3-1-4-1-1 con Luis Felipe, Acerbi e Radu in difesa, Lucas Leiva come mediano in fase di impostazione, sempre larghi Lulic e Lazzari, Luis Alberto e Milinkovic a centrocampo, Correa dietro l'unica punta Immobile. Vediamo se la Lazio uscirà dal periodo no di questo scudetto. Va alla battuta del primo tempo la Lazio con Ciro Immobile, Luis Alberto, Lucas Leiva. Sappiamo quanto sia ostica per le Zebre la squadra della Lazio, che ha già ottenuto due successi contro le Zebre. Pjanic va a battere una punizione molto molto male, palla esce a lato, ma ora stracoscia a rimettere in gioco per la Lazio Acerbi. Serve Luis Alberto, attende che sia pressato, poi va a servire Lulic, colpo di testa che è preda di Danilo. Bentancur per Cuadrado. Cuadrado va per vie centrali, molto bene il colombiano. Serve Pjanic, aspetta l'inserimento di Douglas Costa che arriva dietro Lulic e Alexandro. Vediamo Douglas Costa, va da solo, mette in mezzo per Ronaldo e Dybala! Al terzo minuto, Paulino Dybala! Le Zebre già in vantaggio. Risultato molto molto importante, l'idea di aver sbloccato il risultato, anche se ricordiamo cos'era successo all'Olimpico, dove le Zebre, la Juventus era passata in vantaggio e poi è stata recuperata. Ancora Dybala! Dybala al 27esimo sfiora il raddoppio, sarebbe stato importantissimo per le Zebre andare sul 2-0. La Lazio ci prova a ricostruire l'azione, stracoscia, lancia a lungo, poi c'è Correa che viene a prendersi il pallone a centrocampo, serve Milinkovic-Savic, poi Luis Alberto che apre sulla sinistra dove c'è Lulic, stop di destro di Lulic, rientra, prova il tiro, il tiro però non è fortunato e esce alla sinistra di Szczęsny. Pjanic mette in mezzo questo corner, facile per Stracoscia, siamo al 39esimo minuto di gioco, Stracoscia attende, la Lazio deve fare un pochino più in fretta e poi restituisce il pallone a Bentancur, che già ammonito, potrebbe essere un rischio. Alexandro, che in questo scudetto ha dato sfoggio delle sue doti incredibili, e ancora Bentancur che riceve palla da Douglas Costa, apre tutto sulla destra dove c'è Cuadrado, entra in area Cuadrado, mette in mezzo e poi Luis Alberto allontana, ancora Alexandro, Pjanic per Alexandro, c'è spazio per lui sulla sinistra, se non c'è se lo trova sempre Alexandro, ed ora entra in area, mette per Ronaldo, Ronaldo per Douglas Costa, tiro debole, fiacco del brasiliano e stracoscia, blocca. Siamo già al secondo tempo, 45esimo terminato, 1-0 per le Zebre. Cuadrado sulla fascia destra, si fa recuperare da Radu, che calcia però lontano il pallone, preda per Bonucci. Luis Felipe butta in avanti il pallone, ancora Douglas Costa, prova ad andare per vie centrali, salta un avversario, va ancora lui, attenzione, Douglas Costa davanti a Scia, no, male, 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 fa tutto bene Douglas Costa, poi arriva di fronte al portiere e sbaglia. Messa laterale di Alexandro per Pjanic, che butta in mezzo questo pallone per Dybala, raddoppio di Paulino Dybala, che fa anche la capriola, molto molto importante questa rete per le Zebre, che al 51esimo possono ora gestire la partita e il pallone per portare comunque un pericolo ulteriore per avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. Intanto Cuadrado mette in mezzo, non ci arriva stavolta Dybala, che ha preso la scena al posto di Ronaldo. Oggi sicuramente lui è il migliore degli attaccanti bianconeri. Szczęsny ora in possesso di palla, siamo al 54esimo minuto di gioco. Szczęsny serve Bentancur che apre per Douglas Costa, fa partire subito Alexandro, quando parte veramente una furia non riescono a frenarlo, Lazzari fatica molto, Cuadrado di testa, palla che sorvola la traversa e esce, ed ecco la Lazio, finalmente la vediamo in avanti con Luis Alberto che mette in mezzo questo pallone per Ciro Immobile. La persa, riparte Ronaldo con la sua classica progressione, cerca di inseguirlo Acerbi, palla ora per Dybala, 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 Ronaldo Dybala, Ronaldo Dybala, tripletta per Paulino Dybala, che si porta a casa il pallone
e le Zebre si portano a casa praticamente ormai i 3 punti, siamo al 60esimo. Questa Lazio non mi sembra in grado di poter recuperare l'incontro. Lucas Leiva sbaglia l'ennesimo pallone, palla per Quadrado. Danilo ha avuto meno spazio rispetto ad Alessandro, ma ha coperto molto bene. Ora è Ronaldo che di testa appoggia solamente per Stracoscia. Ronaldo, ripetiamo, oggi ha lasciato fare a Dybala sua l'azione che ha portato al terzo gol delle Zebre. Pjanic a centrocampo, si trova molto bene con Bentancur, ottima la scelta di Francesca Taglia di questo modulo in questa partita, sicuramente devastata la Lazio. Ancora Bentancur con Pjanic, i due palleggiano molto bene, servito ora Quadrado che prova il tiro. Il colombiano è sfortunato, sfortunato Juan Quadrado, poteva essere il quarto gol per le Zebre. Ora Danilo, siamo al 67esimo. Pjanic, quanti palloni ha toccato oggi, si trova veramente molto molto bene con Bentancur. La apre sulla sinistra, dove c'è Sandro, imperversa sulla sinistra, Sandro la mette, Alessandro, sicuramente uno, guardate che numero ha fatto per festeggiare il gol, sicuramente Alessandro uno dei più positivi, ce lo ricordiamo anche nella partita contro l'Atalanta, ha fatto delle azioni incredibili, va anche a segnare la quarta rete per le Zebre. Pjanic, ci sarà spazio probabilmente ora per alcune delle riserve. Quadrado va sulla fascia destra per l'ennesima volta, conquista un corner, 4-0 Zebre dopo il 6-0 con l'Atalanta. E le Zebre, intanto c'era stato forse un fallo, palla per Ronaldo, non riesce a trovare spazio, riparte ora con Immobile la Lazio, lo attende Danilo, lo ferma Immobile, ingabbiato da Danilo. Luis Alberto mette in mezzo il pallone, Acerbi traversa e poi si piega e segna Caicedo. Luis Felipe va a prendere la palla, vediamo che Caicedo non ci crede nemmeno più lui. Siamo 4-1 al 78esimo, ancora Quadrado, Danilo per Aaron Ramsey, bella la palla per Ronaldo che retrocede, guarda dietro dove c'è Alessandro. Alessandro serve Pjanic, Ramsey è entrato al posto di Bentancur, ammonito, palla per Quadrado, è entrato anche Higuain al posto di Dybala, standing ovation per l'argentino che è uscito. La Hoja oggi veramente protagonista. Ecco Ronaldo solo davanti a... no, incredibile, Cristiano Ronaldo. È proprio vero che quando non serve Cristiano Ronaldo non è così concentrato come lo è nelle partite decisive. Oggi qua avrebbe potuto segnare, ma sul 4-1 non era più così importante. Siamo al 93esimo, l'ultima azione probabilmente per le Zebre. Pjanic mette in mezzo per Higuain che ci prova di prima, il tiro è abbastanza debole, facile preda di Stracoscia che mette in gioco per Acerbi. Ancora Lucas Leiva, non capisco perché l'abbia data indietro, poi Stracoscia rinvia male, ancora Ramsey, Pjanic apre sulla sinistra per Douglas Costa, ma finisce qua l'incontro. Le Zebre portano a casa 3 punti importantissimi ed ora lo scudetto è decisamente più vicino. Andiamo a vedere le statistiche dell'incontro, le statistiche della partita: 21 tiri a 10, sicuramente meritata la vittoria delle Zebre con la media voto pari a 7,6 contro 6,72 della Lazio. Vediamo le pagelle una per una delle due squadre. Per le Zebre quasi tutti i verdi, Alessandro porta a casa l'ennesimo 8,4, ma il migliore in assoluto è chiaramente Paolo Dybala che è uscito al 77esimo proprio per la standing ovation a vantaggio di Gonzalo Higuain. 9,6 per Dybala, autore di 3 reti, 2 assist di Cristiano Ronaldo che comunque anche quando non segna è decisivo, 7,8. Nella Lazio molto bene Luis Alberto, 7,9, mi sembra un voto anche francamente un pochino alto visto quello che ha fatto la Lazio. Bene Luis Felipe che è stato l'autore della rete con il gol, è entrato abbastanza bene secondo me Caicedo che ha dato un pochino più di brio alla manovra offensiva della Lazio. Male ancora Ciro Immobile, non riesce più a sbloccarsi e la Lazio ora rischia anche il terzo posto visto che le altre non stanno a guardare. Dallo Zebre Stadium di Torino è tutto, Zebre 4 Lazio 1, ciao a tutti.